ragazze e nuovo video haul, cioè nuovo, continuiamo. Cioè, ehi, Noè, pessima idea quella di fare il video con i romini, guardateli bene perché poi non li vedete più per un mese. No, perché vogliono giocare, dopo a me scoccia sgridarli. Poi dicevo, sono arrabbiata perché c'è il vento, i capelli fanno schifo e volevo farvi il video all'aperto, così loro se ne stavano un po' tranquilli all'aperto. Ma non c'è stato verso perché c'era un vento freddo e fastidioso, che vi giuro, non era il momento giusto per farvi il video haul, però eccoci qua. Ciao ragazze e nuovo video haul, vi faccio continuo col farvi il video haul, cioè continuo in realtà un nuovo video haul, perché qua vi faccio vedere le cosine che ho acquistato al mercatino qui dove sono stata con Evelyn e Millie. Siamo andati con il, allora io sono andata con la Chiara, la mia amica, quella di Bergamo, e loro ci hanno seguito, Evelyn, suo papà e sua mamma Millie, e siamo stati a questo mercatino vintage dell'usato che fanno la prima domenica del mese qui nella mia zona. Ma siccome non era la prima domenica del mese ma la seconda, la prima domenica del mese c'era un bruttissimo tempo, è stato posticipato la seconda. Invece normalmente al posto che posticiparlo praticamente lo annullavano e lo facevano il mese dopo, invece hanno fatto questa proposta e pare sia stata accettata, anche se c'erano tipo due banchetti, tre banchetti, ma proprio tre, uno, due, tre, dove io ho acquistato in due, e no, erano quattro in realtà, e stavano praticamente sbarcando, anche se era mezzogiorno. Di solito il mercatino dura fino alle 6 perché tirava su un vento pazzesco, c'era proprio un ventaccio e stava veramente venendo giù qualcosa di brutto. E quindi mi ha scritto una signora, mi dice: Veronica, vieni che c'è tutto a 3 euro. Ho messo tutto a 3 euro perché sto per andare via, se riesci a passare. Io sto arrivando. Perché mi fate queste cose? Ma prima di andare nel banchetto la signora tutto a 3 euro, sono stata in un altro banchetto, ho comprato delle cosine molto interessanti. Quando poi ho scoperto che era un banco di beneficenza, quindi ho detto wow, ancora meglio, perché era beneficenza per l'oasi animale, che è un, come si dice, un... come spiegarvi, una sorta di tipo canile, però non è un canile, è un'oasi animale. Io non ci sono mai stata, sono andata al canile qui in un paese l'inverno scorso, però mi piacerebbe andare anche all'oasi animale, insomma, a vedere tutti i cagnolini appena posso, veramente dare anche piccoli contributi, veramente piccoli piccoli, però piccolo io, piccolo qualcun altro fa la differenza. Riescono a comprargli le pappe, riescono a comprargli crocchette, tutto quello che serve, oppure se abbiamo delle vecchie coperte da buttare, tac, pensateci magari se avete anche delle cosine che buttate, di donarle appunto ai canili della vostra zona. Di sicuro gli animali vi saranno sempre riconoscenti, non c'è ombra di dubbio. Ho preso un paio di scarpe che quando le ho viste ho detto mio Dio che belle, della Vic Mathieu, numero 37, bellissime, in pelle, cioè erano prezzate 275 euro, cioè io sono rimasta, quando le ho viste, oltre al fatto che fossero nuove, sono rimasta proprio estasiata. Ho detto wow, che belle, sono delle francesine, guardate che meraviglia, vediamo se sta registrando. Ok, delle francesine color beige, in pelle appunto, con la parte, il tacco in legno, e sono molto estive, molto primaverili, e sono di una qualità assurda, e insomma a me sono piaciute tantissimo. Adesso le provo, perché i mocassini che avevo su ieri, cioè stavo per morire, sono troppo stretti, invece secondo me le francesine sono meglio. Vediamo se mi vanno bene, io credo proprio di sì, sono nuove di pacca proprio. Costavano 275 euro, questo ve lo dico perché insomma, wow, sono bellissimissimissimissimissime, mi piacciono tantissimo, penso che le utilizzerò molto, anche con dei pantaloni. Adesso ve le faccio vedere, vediamo se riesco a farvele vedere, indossate, questa è la mia che non c'entra nulla, guardate che carine, cioè... mi piacciono davvero un sacco, sono bellissime. E anche comodissime. Invece quelle che ho vintage, che avevo su ieri, che poi non sono vintage, sono nuove, però è una, insomma, un campionario vintage, hanno un problema, sono strette andate, cioè nonostante sia il 37 sono strettissime, è la prima volta che mi succede. E invece queste sono di una morbidezza assurda, cioè, sono troppo belle, io felicissima di averle acquistate, e, wow, piacciono da morire. Invece le scarpe che indosso oggi, poi ve le faccio vedere, non sono assolutamente comode, anzi
Continua a farmi male proprio il pollice. Quando sono comode hanno il tacco, ve lo dico. Quando non sono comode, ve lo dico. Sono queste qua che avevo preso dai cinesi, sono le scarpettine di Barbie. Molto belle, décolleté. Di solito queste décolleté pump sono sempre comodissime. Queste non so cosa hanno, probabilmente sono strette sul dito, mi stanno demolendo il pollice. Vi giuro. Vabbè. Bisogna soffrire un po'. Ho preso poi una cintura, questa qua della MAC, una cintura rossa in vernice molto carina. Mi piaceva perché era rossa in vernice con la fibbia dorata, brand MAC. Questa qua piaceva tantissimo e l'ho voluta prendere. Non so ancora bene con cosa la utilizzerò, però rossa così in vernice, boh, mi ispirava. Io ho quella di Stradivarius che ho utilizzato già un bel po' di volte la scorsa stagione, però volevo qualcosa di diverso. Intanto voi mi dite, vabbè, hai fatto casino con i romini e non ce li fai neanche vedere, i romini adesso stanno riposando. Volevo farveli vedere un pochino meglio, ma vabbè. Poi ho preso un portafogli, portafoglio, o portafogli. Questo qui è della Kipling e è il mio primo acquisto di Kipling perché io non ho nulla di Kipling. E siccome stavo parlando con le ragazze di portafogli pochissimo tempo fa, cioè qualche giorno fa, che dicevo che avevo il mio portafoglio di Primark, che tipo ho comprato così per scherzo perché mi serviva un portafoglio piccolo e cioè praticamente non si distrugge neanche a volerlo, cioè adesso ve lo faccio vedere, lo sto usando, strausando. Di solito i portafogli, anche se li paghiamo diciamo anche un po' di più in ecopelle, a forza li tira fuori, tira dentro, usalo, non usalo, e io sono una che usa abbastanza portafogli, non è che sono una che mi tira indietro, che non è che magari ce l'ho lì una settimana e viene inutilizzato, cioè ancora integro e perfetto, 2,50 euro da Primark, robe da matti. E non mi si consuma neanche a volerlo, cioè neanche a volerlo consumare, se lo vedete, è ancora perfetto. Costato veramente una stupidata, e in realtà molto utile, molto capiente, nonostante sia così piccolo, e soprattutto non si distrugge. Quindi se trovate un portafoglino da Primark di questo tipo, 2,50 euro investiteli, perché boh, cioè per la vita praticamente. A volte ce ne sono alcuni che magari paghiamo anche 100 euro, 50 euro, 80 euro in ecopelle che si distruggono dopo pochissimo, si rovinano, si sbeccano qua in parte, insomma. Tipo anche quelli di Furla sono abbastanza famosi per rovinarsi alla svelta in ecopelle. Vabbè. Questo qui comunque era di Kipling e l'ho voluto acquistare, becciolino. Poi ho detto per quando faccio gli outfit un po' più safari, anche se non sono una che cambia spesso il portafogli. Era comunque nuovo perché dentro è praticamente, vedete, è perfetto. E ho detto dai, carino, leggerissimo, becciolino, sabbia. Abbastanza, come si può dire? È molto, boh, mi piace perché è molto discreto. Ed è il mio primo acquisto Kipling, non so se voi utilizzate, so che qualcuno di voi sicuramente utilizzerà le borse. Fatemi sapere come vi trovate. Adesso metterò via la mia Vic Mathieu scarpettina, perché non voglio che Paloma l'addenti, già mi ha rovinato abbastanza roba. Ma poi è forte perché ha il tacco, non avevo visto che il tacco qua sotto è un rosa antico, cioè è beige, molto chiaro, legno e rosa antico qui sotto, cioè è troppo bella questa francesina. Wow, sono troppo contenta di averla presa. Potrebbe essere di una qualità pazzesca. Ok, poi ho preso. Ragazze, poi ho preso questo portafogli. Ero tentata dai portafogli tantissimo. Portafoglio o portafogli? Perché tanti dicono portafoglio. Ehi! Tanti dicono portafoglio, però in teoria sarebbe portafogli o portafoglio? Cioè, spiegatemi la differenza, voi che siete più avanti di me. Adesso mi sono. Allora, è arrivato anche il corriere. Una di voi mi ha spedito un pacco. Tu che sei come si dice? Stai guardando, indovina chi sei. E poi ti scrivo e ti dico che mi è arrivato. E meno male che tra l'altro sono riuscita a mettere l'Ancelotto in gabbia. Adesso mi dispiace, ma li fatti andare di là perché fanno troppo disastro e per il suo bene non posso assolutamente che stia qui a saltare, non posso farlo saltare sul letto. Allora, questo qua praticamente continuavamo a pensare io e la Chiara che fosse in pelle. Dopo ho visto dentro, ho detto, boh, ma è di Mario no, come fa a essere in pelle? Però è fatto talmente bene che secondo noi è pelle. Boh, è una cosa molto strana. Comunque sì, è un portafoglino di Mario no. C'è dentro anche la sua tracollina, tutta nuova praticamente. O che sono quei gadget che danno ai clienti VIP, non lo so. A me una volta mi ha mandato un cofanetto, un astuccino con dentro la mini matita, mini size di Dior e un'altra roba che non mi ricordo. Ed il mascarino, non è una cosa tipo fantastica, vabbè. L'unica volta che ho avuto in mano un mascara di Dior, ma era tanto tempo fa e non facevo ancora video su YouTube.
ma me lo ricordo come se fosse ieri. Poi ho preso, questa ero indecisa, ma poi alla fine mi sono decisa a prenderle perché ho detto, vabbè, dal momento appunto che si fa beneficenza agli animali, non mi tiro indietro assolutamente, anzi, se anche non sono decisa su un acquisto, lo faccio comunque. Ho preso questo tronchetto delle Divine Follie, che comunque è un buon acquisto anche questo, in pelle nera. Sempre utile, sempre, sempre carino, sempre fantastico, prezzi stracciatissimi. Vera pelle, Made in Italy. L'unica cosa che non mi convinceva, cioè non è che non mi convinceva, io l'ho amato, l'ho voluto acquistare. Il problema è che si è un po' sbeccato il tacco, roba che succede, vedete, qui in parte. Sembrerebbe tranquilla, cioè sembra tranquillamente che l'abbia indossato io, perché io sono molto, insomma, come si dice, mi succede molto spesso di rovinare i tacchi, perché magari usandoli proprio tutti i giorni, spesso magari vai dentro negli zerbini con i buchi, tac, sempre. Soprattutto quando si ha delle scarpe fighe addosso, non quelle dei cinesi, sono sempre intatte, chissà perché. Forse perché si ha un po' più accortezza e la volta buona che uno cade e si fa male. Molto carini i tronchetti, poi ho preso una cinturona in pelle della Sexy Woman, tra l'altro, non avevo visto che era della Sexy Woman.